Possiamo accendere una luce? Eh? Sì, sì, c'è. Ok, non faccio domande io. Non fai? Non faccio domande. Ok. La maglia interna. Sì, no, almeno in mangia, pure loro. Sono cadendo. Sì. Giuliana, scusa. No, già ho risolto con due legnette. Questo va bene, ma se può rimanere una persona dietro di lui. Siamo quei commercianti che rischia di rifilare. Ok, allora questo va bene. Buongiorno, sono Francesco Cabras e sono qui ai Box Art di Cosenza e sono un fotografo e un regista. Vengo da Roma. È bello, ne metto un altro? No, il colore è bellissimo, però è troppo pulitino. Mi sa che penso anche lì con un po' pinza. Il lavoro che sto facendo qui, avevo in mente vari lavori, vari progetti, varie idee, alla fine ne è emerso uno più forte degli altri ed è nato tutto osservando un po' la situazione, le dinamiche anche qui, proprio dell'organizzazione, dell'idea. I box art mi sembrano una realtà veramente speciale, veramente interessante e nutritiva. E la cosa che mi interessa di più, oltre all'esperienza degli artisti, cioè oltre alla nostra esperienza, era vedere l'impatto che i box art hanno anche sul territorio e soprattutto sui protagonisti che gestiscono insieme ai protagonisti, insieme agli artisti, ma invece diciamo l'altra parte, cioè i ragazzi che gestiscono queste residenze e vivendo con loro tutti questi giorni, scusate la voce, e vivendo con loro questi giorni ho potuto osservare la passione, l'amore con cui fanno questo lavoro. E quindi mi sono domandato quale fosse la loro esperienza e anche il nostro vissuto rispetto a loro. E quindi ho semplicemente pensato mi sono immaginati come dei santi, cioè come inventando dei santi così immaginifici che avessero ovviamente le loro sembianze e mettendoli in una location abbastanza speciale, che è questa fabbrica di pavimenti che c'è dietro ai box, che sarà probabilmente, ci auguriamo tutti, il prossimo museo di arte contemporanea di Cosenza. È un posto bellissimo e l'idea quindi era di raffigurarli come santi protettori dell'arte e in questo luogo che è bellissimo di per sé e sarà, speriamo, ancora più bello quando diventerà il Museo di Arte Contemporanea di Cosenza e poi realizzare queste immagini e poi scrivere, prendendo spunto dalle loro storie reali, scrivere delle brevi biografie o delle preghiere
pubblicandole su dei santini. Quindi, diciamo, il lavoro sarà composto da fotografie e poi da dei santini con le loro immagini e con sul retro la preghiera, la loro biografia ispirata alle loro reali biografie. Adesso lo sto ancora facendo, sono in ritardissimo, non so se ce la farò. E... due spille, scusa, le spingole quelle che si chiudono, ci vogliono con la paglia, è certo sì. Che collaccio hai tu, Erma, la Vinaville? Erma, ehi, ancora? Io non vedo, è alta, è un po' più dietro adesso. Anche vada, anche al lato del muro, Iago, cioè fai anche se stai al lato volendo. Guarda, così ce la fai, ce la fai. E controlliamo la stabilità. Però questi abiti. No, ma non ci arrivo là sopra. Se questo è dal basso, può salire su il cristallo per averla qua. Bravissima. Attento, sì. Guarda, senti, alto, dove? Alto, bravissima, bravissima. Tu che fai? Per non dire? No, sono pronto. Su Cirrara Capo? No, aspetta. No, deve... Erma, su Cirrara Capo? Siamo... Con Fabrizio, no. Sì, troppo testa. Bianco, però non lo so, non aspetta, mi convince. Che volo, non mi fate ridere. Ma quello che ho c'entra qualcosa in testa. Lavoro della Madonna. Vabbè, si è smontato tutto. Mamma mia. Ma perché a me si è sempre così più difficile? Si prenderà. Pensiamo a tutti. Che l'ha messo? Oi, come si chiama? Fra. Se l'arte salverà il mondo, ovviamente non posso saperlo, non credo assolutamente. Se prima di tutto bisognerebbe dare una definizione di arte, e qui magari forse non abbiamo tempo di entrare nel merito. Comunque, genericamente parlando, l'arte senz'altro contribuirà a salvare il mondo. Se il mondo sarà salvato, non lo so, ma non sarà senz'altro solo l'arte a salvare il mondo. Diciamo che se il mondo sarà salvato da una serie di condizioni e parametri di cui l'arte fa parte, ma senz'altro l'arte non sarà l'unica cosa. Perfetto, grazie.